Come dicevo, se tu hai una nota che ti guida, per esempio, adesso in questa mia armonia il Si ha nel canto il Fa diesis, che è la quinta, no? Poi nella dominante io scendo, sto scendendo sempre. Poi terza. Questa terza lasciamola ferma perché qua il mi settima maggiore. Canterà questa settima maggiore. Poi nel quarto accordo canterà se lo penso un mi minore sesta, canterà la sesta. Quindi primo accordo faccio questa cosa. Questo è un controcanto, non è la melodia, non è il tema del brano. Ma è solo un controcanto che mi aiuta a scegliere accordi. Anzi, una nota mi suggerisce un'altra. Questo è diverso dall'approccio di mantenere una nota, ma è, diciamo, io mi sto cercando la scala discendente a partire dal Fa diesimo. Ok? Quindi in Si, questo è il Fa diesimo alla quinta. Quarta sospesa, terza maggiore, settima maggiore, sesta. Poi se continuo, qui è la nona, sempre questo è lo stesso accordo di Si major 9 con basso in Fa diesis. No? Poi cosa devo fare? Una dominante. Posso scendere e fare la fondamentale. Però se faccio la fondamentale è interessante mettere una tensione, per esempio questo qua è una sostituzione al tritono, sennò diventa un po' troppo banale avere un accordo in cui canta la fondamentale, quindi faccio una sostituzione del basso, questo qua è un Fa diesis settima, il Fa diesis settima mi sta andando al Mi, no? Posso mantenere il Si, che è la nota che sta cantando, e poi nel mio Mi minore sesta io lo sostituisco con un La settima, perché la settima e il Mi minore sesta sono accordi con molte similitudini, sono accordi che condividono molte note. Anche questo è un aspetto interessante.